da Commenda di Rende a Milano, dagli esordienti di una squadra di provincia al calcio mondiale, dal ragazzino che sognava di vincere lo scudetto, all'uomo che quel tricolore lo ha messo tra gli obiettivi stagionali e per farlo ha rivoluzionato una squadra. Massimiliano Mirabelli, per tutti Massimo, torna nella sua Calabria per ricevere il premio Eccellenza Calabresi, ideato dal re delle gioiellerie Sergio Mazzucca, e si racconta in esclusiva davanti alle nostre telecamere. Una chiacchierata informale con l'uomo di mercato del Milan, uno di quelli che ce l'ha fatta, pur non dimenticando radici e punto di partenza. Quel San Calogero che per primo gli diede carta bianca come dirigente. È stato un percorso lungo, difficile, ma comunque alla fine l'obiettivo era quello di... Ho studiato da dirigente e sono state importantissime queste categorie perché tra altre abbiamo fatte bene vincendole e poi quantomeno ti trova anche essere meno impreparato quando devi guidare una società sotto l'aspetto tecnico come quella del Milan, che è una società abbastanza importante. Un vincente, da calciatore e dirigente Massimo Mirabelli, sta passando qualche giorno di riposo tra la sua Rende e San Lucido, dove ha incontrato gli amici di sempre. È bello vedere magari anche tante persone che calabresi, che hanno, diciamo, sono orgogliosi del fatto che magari un calabrese possa ricoprire un ruolo così prestigioso e importante. Mi sento di rappresentarli tutti, no? Perché noi veniamo da una terra abbastanza difficile e magari anche attraverso il calcio riusciamo, attraverso queste cose, magari ad avere qualche riscatto in più che magari ne abbiamo bisogno. Il più bel messaggio per tanti calabresi che non hanno perso la voglia di sognare. Ecco il perché del premio. Oggi da una scrivania si può comandare il mondo, quindi le eccellenze calabresi devono rimanere in Calabria, perché la Calabria è il posto più bello al mondo, dove vivere, dove lavorare e dove crescere e dove creare una famiglia. Il mio augurio è questo. Alessio Bonpasso per la CNews 24.